scienziati non comunicano molto con i filosofi e viceversa. E quindi le due culture sono la cultura scientifica e la cultura filosofica. Devo dire che ieri sera in conferenza il professor Boncinelli ha fatto una battuta dicendo, pregando i filosofi di non pestare i piedi ai scienziati. Per cui la sua risposta in qualche modo era era provocatoria, però una sua risposta l'ha data. Adesso poi sentiremo quello che ci spiega invece il professore. Allora io presento io la rappresentanza del lavoratore, faccio la funzione degli amici del laboratorio di scienze sperimentali. Come mai presento io? Perché Mingarelli, come voi sapete, è il direttore di questa manifestazione e anche del laboratorio, è un matematico e lui ha fatto due conti matematici e poi ha tirato le somme. E allora il primo calcolo che lui ha fatto è questo, per ottimizzare le risorse. Intanto ha individuato un architetto a fare questa presentazione, perché per formazione e anche per professione in qualche modo unisce le due cose, cioè la cultura scientifica con la cultura umanistica. E quindi il primo calcolo che voglio fare, forse un architetto può andare bene perché nella sua veste, come figura. Il secondo calcolo matematico che ha fatto era che il professor Puglisi, poi vi dirò chi è comunque il presidente nazionale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e quindi la più alta carica istituzionale dell'UNESCO. Io nel nostro piccolo, io per attività volontaria e non istituzionale, sono la piccola carica, ma sono il presidente per l'UNESCO di questa città e di questo territorio. Per cui, per tornare agli scienziati che fanno di veramente piccolo e di veramente grande, insomma, però c'è un'assonanza se non altro fonetica, se non per appartenenza alla stessa famiglia. E quindi 2 più 2 per lui, per i matematici fa 4, e mi hanno chiesto di presentare il professore. Passo subito a presentarlo e vi le devo leggere quello questo, perché sono un po' di cose che non le ricorderei, ma ho fatto una censura perché era molto lunga. Ne dico solo alcune per dare la forma. Direi che comunque ne censuro ancora altre perché l'elenco è molto lungo, ma comunque il professore è il rettore della Libera Università di Lingua e Comunicazione IULM di Milano, dove dirige anche il Master di Giornalismo. È il rettore dell'Università degli Studi Core di Enna, è coordinatore nazionale delle università non statali, è componente del Consiglio Universitario Nazionale, decano della Conferenza Nazionale dei Rettori e vicepresidente dell'Istituto Enciclopedico dell'Enciclopedia Italiana Treccani. La carica più vicina a quella che posso conoscere è che comunque è presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito filosofico e estetico e anche critico letterario. È animatore di diversi premi letterari e collaboratore di diverse testate giornalistiche. La biografia adesso l'ho sintetizzata al limite, ho fatto delle censure grossolane e mi metteva un po' di timore per presentare il professore, però avendo visto poco tempo fa ad un'intervista televisiva a sottovoce, ho visto che era persona mite e allora dico si può fare. Passo la parola al professore che mi saprà aiutare molto meglio di me. Grazie. Grazie di questa opportunità, grazie alla Festa della Scienza e della Filosofia, grazie all'amico Mingarelli, grazie all'amico Petini, grazie a tutti voi di essere qui e di avere la pazienza di ascoltare. Poco fa dicevo, riferendo nei concedenti, che i filosofi spesso sono masochisti e quindi spesso lo sono anche gli amanti della filosofia, quindi spero di non infliggervi una pena maggiore di quella che non avete programmato da soli. Il tema che è stato già annunciato di questo mio intervento, da Charles Snow alla diversità culturale, la sfida della molteplicità, è un tema che io ho scelto perché in qualche modo parte da una tematica molto classica, appunto il saggio di Snow,
dell'umanesimo e poi arriva ad un'attualità che è l'attualità della diversità culturale come chiave per arrivare alla molteplicità. Si dice che a metà strada tra Howard e il MIT vi fosse un grande supermercato. In questo supermercato vi era una cassa con un cartello dove a grandi lettere era scritto «Cassa rapida, solo per i clienti che non hanno più di 6 articoli nel carrello». Uno studente universitario andò verso questa cassa con un carrello stracolmo di articoli di drogheria. Mentre si stava avvicinando, la cassiera gli chiese: «Tu sei dell'MIT e non sai leggere? O sei di Howard e non sai contare?» Con questa barzelletta, Kenneth Kenniston, professore emerito del Massachusetts Institute of Technology, probabilmente la migliore scuola politecnica del mondo, stigmatizzava nel corso di un intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del 1996 al Politecnico di Torino la separazione tra le due culture, riprendendo la ben nota teoria di Charles Moore, secondo cui esisterebbero due diverse culture, una legata al sapere umanistico, incaricata dell'elaborazione di una generale visione del mondo, e l'altra scientifica, il cui scopo è condurre a verità accettate e condivise da tutti e ad applicazioni concrete, leggi tecnologiche, per lo sviluppo del genere umano. Il professore dell'MIT auspicava l'avvento nelle scuole politecniche di una doppia alfabetizzazione che consentisse agli studenti di sapere sia leggere che contare e formasse una classe dirigente dotata di entrambe le competenze, il cosiddetto algoritmo ingegneristico, e un altro sistema di pensiero definito sempre da Kenniston contestuale, approssimativo, non riduttivo e integrativo, in grado di fare fronte all'ambiguità dei problemi posti dal mondo reale. Si tratta per molti versi della stessa sfida lanciata da questa festa, che vorrei apprezzarne il nome, festa, parola allegra invece dell'abusato festival. Festa di scienza e filosofia, una festa che vuole fare nuovamente incontrare queste due amiche antiche, nella storia per secoli compagne e sorelle, forzosamente separate in tempi recenti dalla progressiva specializzazione delle discipline e compartimentazione dei saperi. In tempi recenti, dicevo, in effetti corre l'obbligo di sottolineare come tale disgiunzione tra le due culture non sia sempre esistita. Nel mondo greco, ad esempio, il termine episteme, da cui la nostra epistemologia, indicava la ricerca della verità in campo contemporaneamente filosofico e scientifico, e il termine techne esprimeva al tempo stesso tecnica e arte. Non a caso il titolo originale della Poetica di Aristotele è «E poietiche techne», riduttivamente, a mio parere, tradotto in italiano con l'arte poetica. Sì, perché in Grecia etechne, ad onor del vero con l'importante eccezione platonica, era contemporaneamente arte e artigianato, indicava insomma il saper fare secondo un metodo rigoroso, indipendentemente dal campo del sapere a cui si riferiva. La separazione tra le due culture non può dunque essere considerata in alcun modo un fatto naturale, sì invece un fatto storico, e come tutti i fatti storici oggetti del nostro giudizio e del nostro eventuale intervento. Nel caso di specie, il fatto storico a cui facciamo riferimento è costituito dall'organizzazione delle scienze e delle tecniche nel corso del XIX secolo, la quale organizzazione ha determinato una progressiva parcellizzazione della conoscenza che si è poi estesa all'insieme delle attività sociali, politiche ed umane, travasandosi nel nostro sistema educativo, ove ha generato e genera ancora oggi quella che Edgar Morin ha efficacemente definito l'incapacità di riconoscere,
trattare e pensare la complessità. Vale la pena fermarsi per un attimo soltanto proprio sulle posizioni del filosofo francese, che ricordo ha più di 90 anni, ma in vita e vegeta e gira come una trottola per il mondo, che lanciando la sfida della complessità si è imposto negli ultimi anni quale punto di riferimento obbligato su qualunque discorso inerente alla separazione tra le culture. Egli identifica i fondamenti della scienza classica in quattro pilastri. Pilastri di certezza, interdipendenti tra loro e definiti come pilastro d'ordine, pilastro di separabilità, pilastro di riduzione e pilastro della logica, e attribuisce in particolar modo al secondo pilastro, quello della separabilità o di separatezza, la responsabilità di essersi imposto nell'ambito scientifico attraverso la specializzazione, degenerando poi in iperspecializzazione e in compartimentazione disciplinare in cui gli insiemi complessi, come la natura o l'essere umano, sono stati frammentati in parti non comunicative. Il pilastro di separabilità, secondo Morel, nel suo testo famoso La sfida della complessità, costituito dal principio secondo il quale è necessario per risolvere un problema scomporlo in elementi semplici, astrae, cioè estrae un oggetto dal suo contesto e dal suo insieme, rifiutandone i legami e le intercomunicazioni col suo ambiente. Li inserisce in un compartimento che è quello della disciplina, le cui frontiere spezzano arbitrariamente la sistematicità, e la multidimensionalità dei fenomeni. In altre parole, il principio di separabilità, riducendo la conoscenza degli insiemi alla somma dei loro elementi, è tra le altre cose responsabile di avere prodotto quella separazione tra le discipline, e in particolare tra discipline umanistiche e discipline scientifiche, che oggi indebolisce la nostra capacità di accorpare le conoscenze e più generalmente atrofizza la nostra attitudine a collegare le informazioni, i dati, i saperi, le idee a solo vantaggio della nostra attitudine a separare. Ora, conclude Morin, la filosofia era il tipo di pensiero che avrebbe permesso di collegare le conoscenze, di risituarle nel concreto e nella complessità e di apportarvi la capacità di riflessione globale di cui sono sprovviste le intelligenze puramente specializzate. Ma una grande disgiunzione ha separato scienza e filosofia, e oggi, in molteplici ambiti, l'intelligenza parcellare, compartimentata, meccanicista, disgiuntiva, riduzionista, spezza la complessità del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi, separa ciò che è collegato, unidimensionalizza il multidimensionale. È un'intelligenza contemporaneamente miope, presbite, daltonica, quercia. Essa finisce nella maggior parte dei casi, conclude Morin, per essere cieca. Quali e quanti siano i danni causati e i rischi derivanti da una simile cecità è, credo, evidente ai più. Sono ad esempio i danni provocati da un sistema economico che obbedisce esclusivamente alle leggi interne alla propria disciplina chiusa, anziché confrontarsi con le conseguenze sociali del proprio operato, è quello che vediamo ogni giorno quando si parla di economia. Sono le offese inferte alla natura e al passaggio da un'industria disattenta all'impatto ambientale della propria produzione. Sono le strutture generate da una concezione del benessere di una società misurato solo in termini quantitativi, in base al PIL, al prodotto interno lordo, e non anche qualitativi, come l'inserimento di indicatori mutuati da differenti discipline. Ancora, grave effetto della miopia di cui parlavamo è la sottovalutazione nelle sedi decisionali della politica italiana. Scusate, non ho staccato il telefono. Non l'ho staccato.
ancora grave effetto della miopia di cui parlavamo, la sottovalutazione nelle sedi decisionali della politica italiana della cosiddetta utilità della cultura umanistica. Una sottovalutazione che ha pesanti ripercussioni sul finanziamento pubblico e che si dimostra appunto incapace di vedere il valore aggiunto che la cultura umanistica porta tanto alla nostra coesione sociale quanto alla nostra economia in termini, per fare solo un esempio, di industrie creative, musicale, cinematografica, editoriale. Una sottovalutazione che non considera il ruolo della cultura cosiddetta umanistica all'interno dei processi economici ed industriali, sia a livello strumentale, con la sua possibilità di dominare i più innovativi linguaggi del marketing e della comunicazione, sia a livello più profondo, con la sua capacità di fornire i mezzi più adatti a una corretta interpretazione delle trasformazioni sociali, ivi comprese quelle dei mercati. E infine, anche se gli esempi potrebbero moltiplicarsi, quello che è forse il più angoscioso e inquietante pericolo derivato dalla miope separazione delle culture, il pericolo di considerare scienza e tecnologia come bastanti a se stesse, come autonome dal pensiero filosofico ed etico dell'essere umano. Quel pensiero che dovrebbe invece indicare alla scienza la direzione e segnare i limiti della tecnologia. Pensa ad esempio alle grandi domande poste oggi dalle biotecnologie, domande sulla definizione della vita, sui suoi limiti, sulla sua qualità. Pensa agli interrogativi suscitati dall'emergenza energetica e ambientale, come ad esempio il dibattito sull'utilizzo del nucleare e sui suoi rischi. Penso alle sfide, al tempo stesso intellettuali ed etiche, connesse alla crescita demografica dell'uomo sul pianeta. Forse però ancora più della disamina dei danni, dei rischi e dei pericoli connessi all'esercizio dell'intelligenza parcellare e compartimentata, potrà essere efficace una rapida analisi di quello che è il maggiore risultato raggiunto dalle intelligenze che potremmo definire integrate e complesse, nutrite dalla vicinanza e compenetrazione tra discipline umanistiche e scienze esatte, ovvero l'innovazione. Essa è prodotta nella maggior parte dei casi da un pensiero che sa essere trasversale, che sa abbracciare argomenti ambiti ampi e diversificati, che sa scendere a diverse profondità, e pur senza scomodare le figure, per così dire, archetipiche dell'eclettico unione di genio umanistico e scientifico, dal Leonardo artista inventore al Galileo scienziato e, stando al ben noto giudizio di Calvino, il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo. Penso almeno al senso del lavoro di figure come Carlo Emilio Gadda, ingegnere e scrittore, o di Primo Levi, scrittore chimico, che hanno dedicato tutti i loro mezzi intellettuali, scientifici come letterari, alla comprensione della condizione umana. Ricordo a questo proposito le necessità tutte filosofiche con cui Primo Levi, nel Sistema periodico, spiega la sua decisione di diventare chimico. Cito un attimo Levi: saremmo stati chimici, Enrico ed io. Avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze, col nostro ingegno. Avremmo stretto Proteo alla gola. Avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti, da Platone ad Agostino, da Agostino a Tommaso, da Tommaso a Hegel, Hegel a Croce. Lo avremmo costretto a parlare. Penso soprattutto ad alcuni fra i migliori ingegni dell'Italia del secondo dopoguerra, la cui azione ha contraddistinto la vera e propria rinascita del paese guidando il cosiddetto miracolo economico, quando cultura e impresa intersevano relazioni strettissime, dall'Eni di Enrico Mattei, che metteva alla guida della propria rivista d'azienda il poeta Attilio Bertolucci, alla Pirelli, che sceglieva invece il poeta ingegnere Leonardo Siniscalchi. Due nomi su tutti, Adriano Olivetti ed Elio Vittorini. Entrambi, l'uno nelle proprie scelte aziendali e l'altro in quelle editoriali,
hanno trovato nella contaminazione e compenetrazione delle due culture la linfa vitale per il proprio progetto di innovazione politica, sociale e culturale. Entrambi hanno individuato nella molteplicità delle culture, delle tecniche e dei saper fare, il primo nell'unione indissolubile tra progettazione ingegneristica e design, di cui farà tesoro poi la Apple di Steve Jobs, così come nel principio dell'Eterne, che presiedeva la selezione del personale alla Olivetti, secondo cui per ogni nuovo tecnico o ingegnere che entrava in azienda si assumeva anche una persona di formazione economico-legale e una di formazione umanistica. E il secondo, cioè Vittorini, nella progettazione dei contenuti editoriali della propria rivista di cultura contemporanea, il Politecnico, chiamata appunto così, basata sul principio enunciato successivamente sulle pagine del Menabò, per cui, cito, l'umanesimo tradizionale deve smobilitare, deve cedere il passo, deve togliersi dalla scena, deve essere distrutto culturalmente per far posto alla cultura scientifica, ad una cultura scientifica che sia però capace di assumere un ruolo umanistico. Il comune denominatore della propria azione intellettuale e sociale, un'azione che durevolmente ha segnato il nostro paese. Ho scelto di soffermarmi in particolare su questo periodo della storia d'Italia, quello che va all'incirca dall'avvento della Repubblica e dall'uscita del primo numero del Politecnico fino alla prima metà degli anni 60. Il 1965, per esempio, è la prima edizione delle Cosmocomiche, la straordinaria raccolta di racconti di ispirazione scientifica di Carlo Calvino, per due diverse ragioni, una ragione generale e una contingente. Quella generale è che tutte queste piccole esperienze si situano in un momento storico di straordinaria floridezza, al tempo stesso culturale ed economica per il nostro paese. Ed è coincidenza assai significativa, a testimonianza delle moltissime potenzialità contemporaneamente intellettuali di sviluppo sociale legate a una maggiore e più assidua collaborazione tra le cosiddette due culture. La seconda, invece, più contingente, è legata al fatto che rievocare le temperie intellettuali di quegli anni può aiutarci a dar conto della ricezione che il libello di Charles Lowe, da cui siamo partiti, ha avuto alla sua nascita in Italia nel 1964. In effetti, pur con significative eccezioni, tra cui quella dell'illustre Ludovico Geymonat, filosofo della scienza, tra i più estremi sostenitori dell'edizione italiana del documento, l'accoglienza alla tesi di Snow nel nostro paese è stata, nel migliore dei casi, assai fluida. Senza ripercorrere tutte le tappe della pur affascinante storia di tale ricezione, per la quale rimando al bell'articolo di Pierpaolo Antonello, Un inglese in Italia, Charles vs. Snow, le due culture e il dibattito degli anni 60, ci basti qui nominare rapidamente il giudizio di Pierpaolo Pasolini, secondo il quale il libro di Snow sarebbe stato inattuale e privo di senso per il contesto italiano in cui gli intellettuali possedevano già una sufficiente cultura scientifica in quanto marxianamente impegnati rispetto ai problemi posti dal loro tempo, o quella ancora più trascian di Giulio Preti, un filosofo milanese, secondo cui il pamphlet di Snow era troppo inglese, un libro brutto, arbitrario, superficiale, e infine la critica straordinariamente lungimirante, posso dirlo, di un mio grande vecchio amico, Carlo Giulio Argan, il quale, cito dall'articolo di Antonello nominato prima, testualmente, porrà il problema dell'intenzionalità politica nello sviluppo della tecnoscienza diventato un sistema di potere oltre che un sistema di produzione. Insomma, in Italia si assiste in linea di massima, dell'eccezione abbiamo detto, ad una elevata di scudi a protezione dello status quo della cultura italiana di
derivazione neoidealista da una parte e storicistico-marxista dall'altra. Una reazione che oppone alla dicotomica, ma in realtà filoscientista visione di Snow, il termine umanesimo a significare una cultura integrata che metta al centro dei propri interessi l'essere umano attraverso mezzi di indagine di volta in volta scientifici, artistici, letterari, storici, filosofici e quant'altro. Ora si potrebbe con facilità attribuire a questa reazione della classe intellettuale italiana negli anni 60 la responsabilità di avere contribuito a consolidare l'analfabetismo scientifico che affligge da anni il nostro paese. Nell'annuario Scienza, Tecnologia e Società di Observa Science in Society scopriamo ad esempio che nel 2014 circa la metà dei cittadini italiani non conosce le proprietà degli antibiotici, ritenendo erroneamente che essi possano essere utilizzati per contrastare sia batteri che virus, che un italiano su due non sa che un elettrone è più piccolo di un atomo, che infine il 40% dei nostri concittadini è convinto che il Sole sia un pianeta, e di avere posticipato l'urgenza di una riforma del sistema di formazione ed educazione che oggi, stanti le pressanti esigenze del mondo globalizzato e di un sistema produttivo in costante trasformazione, non sembrerebbe più procrastinabile. In realtà però io credo che l'intuizione dei nostri intellettuali, l'intuizione di rifiutare la semplice, direi semplicistica, opposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica e di contrapporre adesso una visione della cultura integrata e complessa, fondata sulle molteplici espressioni culturali e antropiche, fosse nel giusto e anticipasse in larga misura le istanze della contemporaneità. C'è un filo rosso. E non a caso, credo, il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, UNESCO, l'ambasciatore Irina Bokova, ha scelto l'espressione umanesimo, nuovo umanesimo, come parola d'ordine caratterizzante il mandato dell'UNESCO per il XXI secolo. Infatti si intitolava per un nuovo umanesimo il testo della Lectio Magistralis che la Bokova tenne all'Università Cattolica del Sacro Cuore qualche mese dopo il suo insediamento, quindi parliamo di 4 anni fa, quando si insediò per la prima volta, ed è ricevetta dalla Cattolica di Milano la laurea honoris causa in scienze politiche, lei intitolò la sua Lectio Magistralis per un nuovo umanesimo. Mi spiego un po' meglio. La tesi che esistano due e due sole culture, una umanistica e una scientifica, che possono vivere in uno stato di isolamento, oppure al contrario, nutrirsi e integrarsi in l'altra, è lungi dall'essere dimostrata e soddisfacente. Essa infatti non tiene conto in alcun modo della pluralità di fenomeni, di tradizioni e di espressioni che concorrono a costruire la cultura di un popolo o di un individuo, nel senso più ampio del termine. Non faccio qui riferimento ai lavori di studiosi più o meno recenti che propongono tassonomie della cultura più o meno articolate, da ultimo lo scienziato cognitivo Jerome Kagan, che postula una tripartizione tra scienze naturali, sociali e discipline umanistiche. Mi riferisco invece ad una nozione più estesa di cultura, comprendente non solo le sue espressioni intellettuali in senso proprio, ma anche, come ricorda bene Giulio De Mauro nel libro Intervista alla cultura degli italiani, la sua dimensione tecnica, quella artigiana, quella tradizionale, quella contadina, quella religiosa e così via. È precisamente questo l'orientamento che ha informato negli ultimi 15 anni l'attività delle Nazioni Unite e in particolare della loro Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, sotto la guida dei direttori generali Koichiro Matsura prima e Irina Bokova poi, e che si è concretizzato nei due strumenti della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che è la convenzione a cui fa appello la vostra tradizione della Quintana,
e della Convenzione sulla protezione e sulla promozione della diversità delle espressioni culturali. La prima, adottata a Parigi il 17 ottobre del 2003 e ratificata dal Parlamento italiano nel 2007, è stata ideata con l'intento di bilanciare la più nota Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale e naturale, quella del 72, la quale attraverso la propria lista del patrimonio naturale e culturale mondiale aveva contribuito a radicare una concezione del patrimonio per lo più rappresentata dall'Europa cristiana, con le sue città storiche e i suoi monumenti di carattere religioso, del tutto ancorata a un'idea della cultura alta, fondata sul genio artistico individuale, a tutto scapito di altre zone del mondo che esprimevano ed esprimono ancora oggi soprattutto culture di tipo prevalentemente tradizionale. Al contrario, la Convenzione del 2006 sul patrimonio immateriale attua un radicale mutamento di paradigma ed individua una nuova categoria patrimoniale nelle prassi, qui cito, nelle prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Io sono stato, tra l'altro, questo splendido volume che mi ha voluto regalare il presidente della Quintana, sono stato ad ascoltare con grande attenzione proprio il senso profondo che rappresenta per la comunità di Foligno questa tradizione, una tradizione tra l'altro laica, una delle tradizioni popolari non ancorate a fenomeni religiosi, come per esempio tutte invece le feste e le varie che sono state anche già riconosciute da noi all'UNESCO. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità. Queste sono parole che voi penso che potete adattare tranquillamente alla vicenda della giostra della Quintana. Sono ricreate dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura, alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Quelle che vi ho detto sono le parole dell'articolo 2 della Convenzione, che sembrano invece la fotografia, per esempio, del caso specifico di quello che accade a Foligno. Ecco così che le tecniche agricole tradizionali sono riscoperte in funzione di un utilizzo delle risorse energetiche ed idriche, maggiormente rispettoso dell'ambiente e della biodiversità. Ecco che le cognizioni e le prassi relative alla natura, all'universo, sono valorizzate come elementi caratterizzanti di stili di vita più sostenibili. Ecco infine che le consuetudini sociali e gli eventi rituali e festivi sono riconosciuti come insostituibili vettori di coesione sociale. Il Presidente mi parlava della funzione che svolge la giostra della Quintana, la cultura della Quintana nella solidarietà sociale in questo territorio, cioè che oggi questa struttura è diventata il vero corpo intermedio fra l'istituzione e la cittadinanza. Ecco infine che sono riconosciuti di riconoscimento identitario, di costruzione di senso, nel tentativo intellettualmente imponente di ampliare la nostra concezione della cultura e del patrimonio in direzione di una maggiore inclusività, più rappresentativa della straordinaria ricchezza, varietà, diversità biologica e culturale del mondo in cui viviamo. Nella medesima direzione di riconoscimento delle molteplici espressioni che la nazione di cultura può assumere nel mondo contemporaneo, si muove l'altra convenzione, la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 ed oggi ratificata da oltre 130 paesi, la quale trae a sua volta origine dalla Dichiarazione Universale della Diversità Culturale, adottata all'unanimità nel corso della 31ª sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO il 2 novembre del 2001. Ricordo che dell'UNESCO fanno parte 198 paesi, quindi l'unanimità di 198 paesi del mondo.
La data del 2001 non è casuale. Erano trascorsi meno di 2 mesi dall'11 settembre e il mondo intero, almeno una parte importante di esso, era ferito e spaventato dal significato e dalle conseguenze degli attentati subiti dagli Stati Uniti d'America, vi ricordo le Twin Towers. Mentre tutti quanti, governi, intellettuali, opinione pubblica, venivano rapidamente sedotti dalla teoria del cosiddetto scontro di civiltà, così come formulata alcuni anni prima e precisamente nel 1993 da Samuel Huntington, secondo il quale la fonte di conflitto fondamentale del nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell'umanità e la fonte di conflitto principale saranno legate alla cultura. Gli sguardi fortunatamente non ancora del tutto conquistati dalla teorizzazione delle guerre sante da una parte e delle guerre giuste dall'altra, si volgevano sempre più intensamente verso le Nazioni Unite in cerca di risposte. Credo che di questo dramma ci sia una grande attualità in questi giorni, perché ancora in questi giorni corriamo il rischio di polarizzare l'attenzione a fronte di genocidi di quelle belve, di quelle bestie, dell'ISIS e di quanto c'è di affine, ci tornerò tra un secondo. Continuiamo a correre il rischio di polarizzare l'attenzione sullo scontro più che di civiltà di religione. Sarebbe una tragedia se oggi il mondo occidentale decidesse di rispondere a quelle belve umane coalizzandosi in nome di una religione, perché si ritornerebbe indietro di 500 anni e si correrebbe davvero il rischio di lacerare completamente tutto. E l'UNESCO rispondeva proclamando allora, nel 2001, la pari dignità, i pari diritti di tutte le culture, affermando come la loro diversità sia necessaria al genere umano, quanto la diversità per la biodiversità per il pianeta e dichiarandola patrimonio comune dell'umanità. La difesa della diversità delle culture, dunque, costituisce per l'UNESCO un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana, e i diritti culturali, nell'ambito dei quali l'UNESCO include tutti i tratti distintivi, spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale, compresi modi di vita e di convivenza, sistemi di valore, tradizioni e credenze, formano parte integrante dei diritti dell'uomo. Oggi, trascorsi quasi 15 anni da questa dichiarazione universale e un decennio dalla convenzione che ne è derivata, è quasi inutile sottolineare la drammatica attualità dei temi da essa affrontati, lo dicevo un attimo fa. Lo scontro di civiltà, o peggio di religioni, preconizzato da Samuel Huntington, sembra infatti essersi definitivamente incarnato nelle bandiere nere dello Stato Islamico di Iraq e Siria, l'ISIS, e nelle sue propaggini terroristiche in Occidente. E affatto casualmente il conflitto prende sempre più di mira l'identità culturale dei popoli e delle civiltà che si vogliono sottomettere. Il patrimonio culturale del passato, da una parte, con la distruzione del Museo di Agra, della Biblioteca Universitaria di Mosul, del sito archeologico di Nimrud, dell'antica città assira di Dursa-Rukin e via dicendo. E l'esercizio dei diritti culturali e di espressione dall'altra, e il pensiero va naturalmente alle vittime dell'attentato al Museo del Bardo di Tunisi, come ai vignettisti della redazione di Charlie Hebdo. In un simile contesto appare evidente come la protezione della diversità culturale come diritto e valore possa assumere carattere apertamente conflittuale, i quali rendono a loro volta necessaria l'elaborazione di modelli e risposte politiche concrete. Negli ultimi decenni il modello politico che è stato più spesso invocato è stato senz'altro quello multiculturale, inteso come la libertà per ogni individuo di poter scegliere il proprio stile di vita in base ai principi della propria identità sociale, culturale e religiosa.
Nel 1971 il Canada fu il primo paese al mondo ad adottare ufficialmente il multiculturalismo, seguita poi dalla maggior parte degli stati dell'Unione Europea, con la Gran Bretagna in testa, di una tendenza che andava diffondendosi e che divenne rapidamente di moda in tutto il mondo. Ma il multiculturalismo, così inteso come una pluralità di culture coesistenti, anzi sarebbe meglio dire coabitanti, nello stesso territorio, senza una reale comunicazione di saperi e di pratiche, si è in molti casi tradotto esclusivamente nella possibilità per le culture minoritarie di mantenere una propria nicchia di esistenza, sempre e comunque marginale rispetto a quella maggioritaria, che non ne sarà minimamente scalfita, né purtroppo neppure arricchita. Il multiculturalismo così inteso ha più mostrato tutti i suoi limiti, trasformandosi talvolta nella sua peggiore deriva, il comunitarismo, in cui le libertà individuali sono violate in nome delle esigenze della comunità, chiusa in se stessa e unica portatrice e garante di valori positivi. Il multiculturalismo così inteso, attraverso le rivolte nelle banlieue parigine, l'attentato a Charlie Hebdo perpetrato da cittadini francesi di religione musulmana, la crisi dei processi di integrazione in Olanda con l'assassinio del regista Theo van Gogh, gli attentati nelle metropolitane in Inghilterra, le profanazioni di cimitere, sinagoghe e moschee, ancora più da recente le stragi dei cristiani d'Oriente, le ricorrenti proposte di segregazione o di espulsione delle comunità minoritarie da parte di frange estremiste della politica che riscuotono sempre più successo presso i cittadini dei paesi occidentali, e in Italia ne abbiamo qualche voce anche altisonante in questi giorni, ha ormai mostrato tutti i suoi limiti. Ed è per questo che è necessario adottare un nuovo modello, non basato sulla semplice coesistenza di culture diverse, bensì sulla loro integrazione, non garantito dall'esercizio della tolleranza, bensì dalla scelta dell'accettazione, un modello non multi, ma interculturale. Come recita ancora la Dichiarazione Universale della Diversità Culturale, nelle nostre società, cito, sempre più diversificate, è indispensabile assicurare un'interazione armoniosa e una sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici, varie e dinamiche. Politiche che favoriscano l'integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale, questo è l'articolo 2 della Dichiarazione. In altre parole, nell'ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali è necessaria l'assunzione di un modello di convivenza non semplificatorio, non separatista e non riduzionista, bensì pluralista e integrato, basato sul dialogo, sull'incontro, sul superamento dei conflitti. Chi di voi avrà avuto la pazienza di seguirmi dall'inizio di questo ragionamento sarà colpito, credo, dalla sostanziale coincidenza dei termini utilizzati dall'UNESCO sulla diversità culturale e dalle espressioni scelte da Ricard Moret in antitesi ai principi di separazione e di riduzione su cui si basa la scienza classica. E in effetti, l'esercizio di intelligenza richiesto per superare le barriere tra le discipline umanistiche e quelle scientifiche, e più ancora tra le nostre diverse, certo non solo due, concezioni della cultura, è lo stesso che occorre per infrangere il muro dello scontro tra civiltà, medesimo e lo slancio dell'immaginazione. In entrambi i casi si tratta di abbandonare il terreno rassicurante delle certezze semplici, gli orti conclusi dalle nostre discipline accademiche, la pacifica solidità delle nostre convinzioni, per abbracciare con un'intelligenza viva, vivace, vigile e integra le sfide della complessità e della molteplicità. La sfida della complessità del sapere,
della sua fondamentale unità epistemologica, pur nella pluralità di espressioni e metodi, e la sfida della molteplicità delle espressioni culturali, pur nella sostanziale unità del genere umano. La sfida di concepire, ricorrendo ancora una volta al Edgar Morin, l'unità del molteplice e al tempo stesso la molteplicità dell'uno. Grazie. Di questa sua bellissima conferenza. Il pubblico, se vuole, ecco, chiedere delle cose, approfondire, può farlo. E ci dovrebbe essere la ragazza che ha il microfono. C'è un signore che vuole intervenire. Giovanni Fossi, giornalista. Grazie, intanto per la sua relazione che ci dà appunto della sua grande conoscenza, quindi abbiamo subito un grande piacere. Voglio farle due domande che d'accordo sono una, nel senso che l'oggetto, l'argomento è lo stesso per l'UNESCO. Noi guardiamo affranti e costernati alla distruzione di opere uniche da parte di persone che non so se tali possono dire. Io la chiamo Bello. Bello, va benissimo. E siamo costernati, la so. Prendendo del Bello. Ecco, però succede anche che in Italia un paese sbriciola e le scuderie Savoia davanti in malora, e qui subentra una sorta di rassegnazione per un qualcosa che comunque non accendiamo. Però devo chiedere, c'è qualcosa che sta cambiando nella cultura italiana per cui si sta andando verso finalmente una risolvente, una valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro paese? E la seconda domanda, che però diciamo può essere legata da prima, è questa. Siamo in una città, in un palazzo che ci rende difficile applicare il principio di separatività che lei citava, e cioè la Quintana. La giostra della Quintana non è potuta arrivare in finale, chiamiamo la Rossi, per essere scelta dall'UNESCO. Volevo chiederle qual è stato il motivo, diciamo, oppure quali sono stati i requisiti che la Quintana non aveva per poter avere il marchio UNESCO, e se c'è la possibilità di riproporre la candidatura. Grazie. Allora, la ringrazio delle due domande. Sulla prima, io credo che ci sia da essere ottimisti, perché la soglia di attenzione e la soglia di maturità dell'opinione pubblica, e mi permetto di dire in particolare delle generazioni più giovani, verso i patrimoni della cultura si è molto alzata. Uno dei grandi successi che io in qualche modo attribuisco alle liste dell'UNESCO è quello di avere determinato una polarizzazione di attenzione sui fenomeni patrimoniali e culturali molto più alta di quanto ci fosse prima. Basti pensare alla vicenda, cito il caso più famoso, la vicenda di Pompei. Pompei è sempre stata sotto gli occhi l'attenzione degli italiani come uno dei più grandi siti archeologici del mondo, patrimonio italiano da sempre, a prescindere dall'UNESCO. Eppure la sensibilità popolare diffusa sullo stato di conservazione o di cattiva conservazione di Pompei non c'è mai stata in termini così alti come adesso, e questo innalzamento del livello di attenzione è quello che a mio modo di vedere ha determinato questa maggiore focalizzazione di attenzione da parte dei sistemi di riferimento politici, amministrativi, burocratici per la tutela del bene. Se non ci fosse stata un'opinione pubblica così attenta, non ci fosse stata un'informazione così sollecita, non ci fosse stata una visibilità così alta, mediatica, di quello che accade nel sito di Pompei, quello che accade nel sito di Pompei sarebbe stato sempre un affare degli abitanti di Pompei. È un po' la storia della Reggia di Caserta. Quando nella Reggia di Caserta vanno i ragazzini a fare il bagno nelle vasche, beh, c'è un problema di cattiva educazione del territorio, perché i ragazzini non è che sono andati nelle vasche spontaneamente, perché nessuno gli ha mai detto che nelle vasche della Reggia di Caserta non si va a fare il bagno, e quindi c'è un problema di educazione popolare diffusa. Ma c'è anche un problema che forse se l'opinione pubblica non fosse stata coinvolta in questo sconcio, i ragazzini sarebbero continuati ad andare a fare gli sciacquettamenti nelle vasche della Reggia di Caserta. Quindi
il livello si è alzato in qualche modo, secondo me, e l'attenzione, c'è una specie di controllo popolare di quello che accade, che ha favorito la crescita della coscienza civica. Quindi la risposta in qualche modo è positiva. Oggi c'è un innalzamento, io lo vedo da quanto mi arriva all'UNESCO, cioè all'UNESCO mi arriva un po' di tutto, denunce qualche volta inventate, ma qualche volta serie, di cittadini comuni che segnalano alcune questioni che riguardano un bene UNESCO, in qualche caso cose che non riguardano bene UNESCO ma riguardano comunque violazioni o presunte violazioni di patrimoni culturali, e io per mia prassi non ne lascio nessuna inevasa. Se sono beni UNESCO scrivo ai sindaci o alle autorità competenti chiedendo spiegazioni, e naturalmente con lettere separate e diverse informo la persona che ha segnalato, che ho preso nota e che mi sono attivato. Quando mi arriva la risposta la giro e do notizia di quello che mi è stato detto. Se sono cose che riguardano beni non unescani ma comunque patrimoni della cultura, scrivo ugualmente ai responsabili segnalando che mi giunge notizia che c'è questa violazione presunta e di avere notizie su quel che accade. In qualche caso scrivo anche al procuratore della Repubblica competente per territorio e al comando dei carabinieri che protegge i patrimoni artistici secondo quella che è la violazione segnalata. Questo meccanismo produce un innalzamento dell'attenzione e anche una crescita della fiducia dell'opinione pubblica nei soggetti di riferimento, perché se io nella mia funzione di Presidente della Commissione UNESCO, ricevendo delle lettere, non dessi seguito, o anche dando seguito non dessi notizie agli autori delle lettere di quello che faccio, incentiverei la mancanza di fiducia nelle istituzioni. Quindi tutto è sempre un circolo chiuso. Credo che complessivamente, se lei mi dice ma qual è la media del suo giudizio, che la soglia si alza. Ecco la seconda domanda. Non è stata una, lo dico con franchezza, non è stata una bocciatura, è stato un rinvio. Tra l'altro, con tutta sincerità, vi devo dire che noi come Italia abbiamo avuto financo dei rinvii dall'UNESCO di Parigi. Cito l'ultimo in ordine di tempo, le Langhe, Roer e Monferrato, che furono approvate dall'Italia e mandate a Parigi per l'iscrizione ai patrimoni mondiali dell'umanità, la prima volta vennero rinviate, cioè vennero mandate indietro perché la candidatura fosse perfezionata. Fu perfezionata l'anno scorso, nel 2014, alla fine è stata inserita nelle liste dell'UNESCO. Perché abbiamo preso nota delle criticità che Parigi ci segnalava, le abbiamo perfezionate, abbiamo riproposto la candidatura ed è andata così. Quest'anno abbiamo la candidatura dell'itinerario bizantino arabo normanno di Palermo, Monreale e Cefalù, che è un gioiello, nonostante che stia collocata per sfiga in una zona che devo dire poverini, bizantini, arabi, normanni non sapevano che cosa sarebbe capitato nei secoli a venire, quando hanno fatto quelle bellezze. Dico, vabbè, abbiamo candidato questo, recentemente, proprio qualche mese fa, abbiamo avuto qualche segnalazione che poteva mettere in crisi la candidatura, poi stringere a mettere d'accordo sindaci e vescovi, che è stata la parte più dedicata dell'operazione, chi comandava tra i due, penso a braccio di ferro, e comunque abbiamo provato, speriamo, incrociamo le dita, a giugno sapremo di che morte moriamo su questa candidatura. Purtroppo sui patrimoni storico-artistici quest'anno abbiamo fatto flop, cioè per la prima volta dal 1979, dove ogni anno si candida per l'anno successivo un bene, per la prima volta quest'anno noi per il 2016 non candidiamo nessun bene storico-artistico o paesaggistico. Questo in qualche modo io l'ho già detto ai ministri competenti, l'ho detto anche agli organi di informazione, questo in prospettiva tendenzialmente ci fa correre il serio pericolo di perdere quel primato che abbiamo per ora di essere il paese con il maggior numero di siti iscritti all'UNESCO.
perché abbiamo alle spalle, che cita allora, la Cina, la quale ha già superato la Spagna, e quindi la mia previsione è che la Cina ogni anno ne candida due. Noi già negli ultimi 2 anni ne abbiamo candidato una soltanto, nel 2016 non candidiamo nulla, quindi è probabile che nel 2017, se non arriviamo al sorpasso, arriviamo al pareggio. Beh, stiamo a vedere, l'ho detto prima perché poi c'è sempre chi resta col cerino in mano, ho preferito lasciare qualche ministro col cerino in mano, non chi fa. Sul caso della Quintana, sul caso della Quintana si è trattato in parte di una opportuna richiesta di approfondimenti, ma come spiegava il Presidente poco fa, il vero problema è il superamento di un pregiudizio di massa assolutamente infondato, che ha vissuto una vicenda negativa, già ingiusta secondo me, che è stata la vicenda del Palio di Siena. Cioè noi anni fa candidammo, io ero favorevole, con il mio voto favorevole, il Palio di Siena nella lista dei patrimoni immateriali, si montò una panna assolutamente spropositata e sproporzionata che costrinse il governo italiano a ritirare la candidatura. In questo caso è riaffiorato nell'ambito dell'organismo competente la stessa preoccupazione. Ma come si risolve il problema della tutela dell'animale? Allora, io credo che qui ci sia da fare un'azione molto semplice. Prima di tutto mettere in evidenza le caratteristiche di tradizione comune popolare di una festa che non è soltanto legata al fenomeno finale della Quintana e della giostra dei cavalli, ma è una tradizione radicata nel territorio, prima cosa. Seconda cosa, c'è da mettere in evidenza bene come funziona il meccanismo dei cavalli. Il Presidente me l'ha spiegato molto bene, credo che questo debba essere messo in particolare evidenza. Dal colloquio mio con il Presidente è venuta pure una mia intenzione, che forse dall'anno prossimo, a Dio piacendo, sarà opportuno, prima di andare in seduta di conclave a decidere quale sarà la candidatura da mandare a Parigi come candidatura italiana, forse se riuscirò a gestire questa linea di comportamento, no. Seconda candidatura italiana, l'arte tradizionale dei pizzaioli napoletani. Questa è una candidatura che è un'ipotesi di candidatura, perché ogni paese ha diritto ad una sola candidatura all'anno, con delle regole molto fisse, che quando c'è una candidatura transnazionale ha la priorità. C'è niente da fare. Quindi l'arte della falconeria andava in priorità. Poi tu puoi presentarne anche un'altra, però non è detto che venga presa in esame, perché dipende dal numero complessivo delle candidature, sono 50 all'anno in tutto il mondo. Se per ragioni di equilibri generali un paese riesce a inserirne una seconda rispetto a quella che spetta, l'unica che spetta, non è un fatto certo, dipende da equilibri complessivi, dipende da quante candidature ha quel paese, dipende da quante candidature in tutto vengono presentate. Chiaro che se ne vengono presentate in tutto 45 e tu ne hai presentate due, hai buone chance di averle prese in esame tutte e due. Se ne vengono presentate 500 e ne devono approvare 50, è molto difficile che a te, poi noi come italiani non attiriamo molta simpatia in giro, questo tanto tra gli italiani ce lo dobbiamo dire, perché non c'è dubbio che prima di tutto siamo carichi di patrimoni, anche se poi non li presentiamo neppure, ma questo è un altro discorso. Dico, siamo carichi di patrimoni, dopodiché i giornali, che sono un po' masochisti tendenzialmente, mi permetta, pure io sono iscritto all'ordine, quindi non offendo nessuno, sono tendenzialmente masochisti, non fanno altro che dire che Pompei trolla, che Napoli fa schifo, che le ode sono invase d'abusivismo, che San Gimignano crolla sotto i turisti, che Venezia è calpestata in modo immondo, per cui davanti a tutto questo il resto del mondo dice: ma che volete ancora? Raccontavo,
non dico chi, un giorno nel nuovo contesto internazionale un ambasciatore di un grande paese mi ha detto: ma ancora siti volete iscritti voi italiani? Quindi la tendenza è quella di dire: pensate a proteggere quello che c'avete. Quindi questo tipo di attenzione verso l'Italia non sempre è caratterizzato da bonomia e tolleranza, spesso è caratterizzato da insofferenza. Quindi poi siamo considerati un paese che ha molti siti, anche se siamo un paese che non ha capito che le liste dell'UNESCO sono tante. Noi siamo fissati in particolare con la lista del patrimonio artistico e naturale. Poi adesso abbiamo scoperto quella del patrimonio immateriale, che fra l'altro, come ricordavo poco fa nel mio intervento, è nata per bilanciare quella del patrimonio storico-artistico ed è stata voluta dai paesi meno attrezzati dal punto di vista storico-artistico, cioè i paesi che un tempo erano i paesi colonizzati, i paesi in via di sviluppo rispetto alle egemonie culturali europee. E peccato che non sapevano che l'Italia è pure piena come un uovo di tradizioni popolari, non cos'altro perché l'Italia fino a un secolo e mezzo fa non esisteva. Cioè, noi pensiamo, siamo italiani, diceva Massimo D'Azeglio, bisogna fare gli italiani, secondo me dopo un secolo e mezzo ancora bisogna farli. Ma a parte la buonanima di D'Azeglio, il problema è che noi abbiamo un problema serio oggi di comporre un'unità nazionale, però non aver avuto l'unità nazionale ci ha favorito molto, perché è il paese delle 100 capitali, è il paese delle 100 tradizioni popolari, è il paese delle 100 abitudini, dei 1000 stili di vita. Quindi noi siamo belli pronti e confezionati a mandargli di 50 candidature all'anno di tradizioni popolari, il che non aiuta la simpatia sempre verso l'Italia. Quindi tutti questi elementi sono condizionanti, però abbiamo altre liste, abbiamo la memoria del mondo, abbiamo le città creative. Io ho spinto molto per esempio perché Lucca si candidasse come città creativa della musica, adesso abbiamo ottenuto Torino come città creativa del design, cioè sulla memoria del mondo. Noi sulla memoria del mondo abbiamo pochissimi siti iscritti, mentre ci stanno paesi che ne hanno, che poi chiamiamo la memoria del mondo, alcune di queste iscrizioni, perché poi arriva una stupidaggine che viene da un paese in via di sviluppo e la iscrivono subito, arriva una cosa che viene dall'Italia e la passano, gli fanno l'analisi del DNA. Dico quindi, però detto questo, secondo me le possibilità ci sono tutte. In ogni caso abbiamo svincolato il riconoscimento del sito dalla trasmissione a Parigi. Una volta che il sito viene riconosciuto dal direttivo della Commissione Nazionale, viene inserito in una lista autonoma, definitiva, di lista italiana per il patrimonio UNESCO, con un suo logo, una sua possibilità di presentarsi già come candidato, un po' i candidati all'Oscar. Cioè, lo stare nella lista dei patrimoni italiani per l'UNESCO è già un riconoscimento. Quest'anno abbiamo inserito i primi due, che sono la Luminara di Pisa e Sant'Efisio di Cagliari. Quindi insomma stiamo cercando di dare risposte un poco più concrete ai bisogni di una sensibilità culturale, perché io la interpreto così, questa attesa popolare verso la sensibilità, verso le iscrizioni. L'ultima cosa che preciso, e l'ho già detto credo, scusatemi se mi sto ripetendo, la graduatoria di quest'anno, falconeria e pizzaioli napoletani non vincola per l'anno prossimo. Cioè, tradotto, se pizzaioli napoletani non vengono presi in considerazione, non sono i primi dell'anno prossimo. Silvia Zera, prego. Volevo far chiudere, se è possibile. Ah, c'è una domanda? No, io volevo, sono presidente onorario del Club di Torino. Volevo parlare del Barbanera, perché il Foligno ha questa candidatura del Barbanera alla memoria del mondo. L'anno scorso è stato vinto, diciamo, ha avuto un riconoscimento di Istituto Luce, sì. Senza che possiamo sperare
perché ha superato il vostro questo dipende un po' queste liste, le città creative, la memoria del mondo eccetera, non passano dalla Commissione Nazionale, hanno un processo diretto con Parigi, quindi la Commissione Nazionale esprime solo un parere, non dà un vostro parere è stato e quindi dopodiché dipende tutto da Parigi. Si tratta in questi casi di sensibilizzare la nostra ambasciata, perché è un po' così a sì, possiamo farlo. Grazie. È una cosa molto bella e molto figuriamoci. Più riusciamo a valorizzare la nostra italiana, mi piacerebbe far vedere anche la Fondazione Gatta Nera che c'è. Grazie. Volevo far chiudere, quando ora di chiudere ci sono ancora domande, diciamo, volevo far chiudere il vice sindaco che c'è presente, quindi è assessore anche alla cultura, perché il vice sindaco, professoressa. Quindi abbiamo avuto il piacere di averla con noi e se ci sono. Io farei chiudere, ma se c'è ancora qualcuno che vuole dire delle cose, le dico pure, altrimenti passo la parola. O comunque passo la parola al vice sindaco per poi. Grazie, veramente a me sono piaciute molto le parole del dottor Puglisi, questa unità del molteplice, molteplicità del mondo, io poi sono di formazione classica, quindi vengo dal mondo greco, c'è cioè questa bellezza, la bellezza che veramente accomuna l'umanità e ci fa sperare magari anche le nuove generazioni, come diceva lei. Infatti si auspica anche che torni massicciamente l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole. Mi pare che la riforma della scuola vada in questo senso, pare che Renzi si sia accorto, io perché vengo dal mondo della scuola, e negli ultimi anni l'insegnamento della storia dell'arte era stato abbastanza diminuito o addirittura eliminato in molte scuole. E quindi vedo con un grande piacere invece che si stia tornando ad inserirlo nuovamente, è una nuova proposta, perché se si viene educati al gusto del bello fin da bambini sicuramente si cresce con questa ottica e si vive meglio, insomma. Per quanto riguarda la candidatura della signora Vini del Lunario di Barbanera, mi trova solidale e anche io auspico che ci sia questo sostegno forte. E poi la signora Franca Romagnoli adesso mi diceva, ma perché non candidare Foligno? Stiamo un pochino entusiasmando forse come città della stampa, io forse presumiamo troppo, però credo che lei sappia che a Foligno è avvenuta la prima stampa a caratteri mobili della Divina Commedia proprio l'11 aprile del 1472 e noi abbiamo ancora proprio qui in via vicinanza, il palazzetto dove è avvenuta proprio questa stampa con un tipografo che veniva proprio da Monza. E poi diciamo che Foligno ha questa tradizione di questa famiglia dedita alla stampa, e ci sono state anche le stampe delle epistole di Cicerone, insomma abbiamo una tradizione abbastanza debole. Non lo so se siamo troppo presuntuosi o anche su questo possiamo in qualche modo ragionare, ma non bisogna forse prepararla, perché c'è già la candidatura di Fabriano esistente come città della creatività per le cartiere. Per le cartiere. Quindi però io penso che sia, infatti io penso che sia, le cose sono sempre possibili ma vanno studiate e approfondite. Adesso è lo spunto che è venuto proprio sull'onda delle emozioni. Però ci fa piacere che lei magari ci sia vicino a questo percorso. Il mio dovere. Ci fa molto piacere, quindi la ringraziamo per la parte di cuore, io poi ero giunta in la politica della nostra zona e in particolare. Grazie a lei. Chiudiamo, non lo so, il professore sarà anche stanco, però va bene, grazie di essere venuti e buon fine di serata. Grazie.